Però stavo pensando di portarlo, sapete, però devo comprare un Nintendo DS, credo, o no, lo Switch, non so su che gioco, su che console lo faranno. E prenderò anche un altro Elgato. Certo, Psycho, ci proverò sicuramente, perché no? Io non gioco dopo un oro. Switch, ah, Switch, infatti. Credo di sì, li porterò. Quale DS e PD? Sono rimasto indietro. Anche un bambino di 2 mesi sa che fuoco è forte contro erba, no flame. Sì. Allora perché la gente dà fuoco alle canne. Vuol dire che non lo sanno. Se no farebbero il contrario. Inizio di Q contro questo figlio di puttana. E allora si sta questo, vieni. Rumble is on duty. Facciamo i dannetti al Sir Garen, eh? Ho iniziato di Q proprio per proccare la comanda più volte che potessi. Lo jungle bot. Ucci. Buono, stiamo facendo molta molta pressione, che è quello che vogliamo fare contro Karen. Tenerlo sotto il più possibile. Fargli fare l'ACS nel caso che volesse andare a settare. Levare più possibile a Karen. Probabilmente dipperà adesso. Che cosa bidderà quando dipperà? Uno stack di MR? Ed è worse da voi? Ma infatti non regalerà, bravo. E uno viene top, però. Adesso ci sarà sicuramente uno top. Diga. Lasciatemi il sub e benvenuto alle cagne di cane. Sempre forte cane. Bravo, ok. Vede sta cosa. Fuck. Lo sapevo. Me l'ha trovata Kane prendendo la torre là. Ho sbagliato, non dovevo rimanere là con Kane. Fanculo a me. Grazie mille, Rastino, 15 mesi, Mettery. Benvenuto nei cani cane, bro. Porca puttana, lo sapevo andava a finire così. Ignore top, please. Mi ha fatto gridare pure a me. Mannaggia la puttana, lo sapevo, la torre non dovevamo prenderla.
Solo quello di creditore era sbagliato, cioè vorrei quello che ho potuto tippare top, ma... Mannaggia la miseria, io non capisco perché. L'ho gridato insieme a lui là. Stiamo giocando super bene, lui sotto d'ore. Ma che cazzo si è buildato quest'altro? Vabbè, regalla, regalla, vai. Regalla, Sorgara, regalla. OTP di vantaggio, vai, fate, fate, OTP di vantaggio. È huge. Allora, chi cazzo. La ulti era solo per spaventarlo. Andrò di Liandry contro Garen. Forse una marea. Anzi, no, giochi. Andrò di Nidhogg in Zhonya e poi andrò di Liandry. Mi serve un po' di armor perché sono veramente tanto blind. Però è stato worth prendere sto inferno. Questo dato poi ce n'è un altro dopo. Ho fatto veramente un errore grave a rimanere top là. Questa cosa è stata buona perché abbiamo preso un infernal e la kill su quello là. Però still Xerath sta giocando bene per fortuna la mid, perché un buon midlaner è quello che ci serviva. Non che, non per forza che debba vincere ovviamente, ma un midlaner che sappia tenere la lane. Uno per uno. Nuno sta sittando botte, secondo me è sbagliato. Tanto Zreal scalerà comunque, no? Se vuole venire là, fai dare Kane, che è la cosa più giusta da fare in realtà per lui, invece che scappare. Metterò la ulti dove, vuole, dove va Kane, in modo tale che lui rimane là sulla ulti. Capito? Buona comunque, veramente buona. Io non avrò mai vantaggio contro lui ormai, sono troppo blind. Però è buono prendere queste cose, perché poi andrò sempre in zona inferna lì, io. A fai dare là. Però questo figlio di puttana si metterà ad aiutare. Cioè,
Cioè, sono sa che Kane dovrebbe snowballare una linea del genere. Troppo head, sto troppo baffio, è stato un casino di cose. Adesso head, tutto inizierà comunque per quel dive top, by the way, c'è quella cosa che lui ha preso da bocchi il top. E si è snubolato così, madonna, sta a livello 9, a 10. Puttana, ha avuto qui l'appallatore, mi sa. È fine, però adesso mi hanno appena controllato l'inferno, per fortuna. Però no, sucks, perché Garen non lo fermo più io. Comunque Grace, io c'ho armor, c'ho AP, lui non c'ha, c'ha solo AD e mi killa. È crazy, cazzo. Vado degli Andri perché è perfetta contro Garen. Non è che si stiano riprendendo gli altri. Io ho giocato quell'infernal che ho fatto, ragazzi. Sembra una cazzata, ma ha portato via Nuno dalla bot side. Vedete, Nuno non ha più giocato bot side dopo che ho preso l'inferno. Sottotitoli credo di riuscirlo a tenere, Garen. No, questo. Io ho sbagliato io. Non era morto questo. Oh porca troia, tipo dopo Vegar. Perché c'ho tutti mutati? Diga. Un po' troll di comunque, non avevo ultato. Ma sono più che sicuro che io ho ultato e poi ho tipato Garen, però. Fine. C'è
Cioè, se io avessi visto il tipicale non avrei mai ultato. È stata in contemporanea la cosa. Malmax con 18 mesi. Ah, non è tutti mutati. Ah, ok, è buggato. Ok, got it. Malmax, grazie per 18 mesi, bro. Porca troia, gara è enorme, vaffanculo, a me che ho fatto quella cosa topside. Dica. Grazie per il sub e benvenuto nei cagni di cane. Un team... In realtà abbiamo un ottimo team per fermare gare, ne? Però... Io devo scalato, fa livello 11. Andrò di voi, staff, credo. Ci serve un morello. Il signor Andrei 232002 2002, ciao Pixel. Grazie mille, bro. Benvenuto nel Candy Canemate, primo mese di Twitch Prime. Oh, di pogas. Il mio team è bossato e Karen è morto. E hanno appena fatto un pick e sono regalati in teoria. Quindi credo che qui non ci sia nessuno se non Silas, che in teoria non dovrebbe essere qui. Perfetto. Non aspetto più che la gente sappia come giocare a sto gioco, quindi... Prossima volta mi faccio i cazzi miei. Andiamo di voi, staff... Non mi risponde. Servono le Mercury, mi sa, amico mio. Io non ho neanche l'11, porca troia. Fanculo a me. Con la cosa dopo mi ha mandato proprio blind. Non ci riesco a non pensare, perché è veramente un errore di merda aver seguito l'Arcane. Che ha pingato per quella cazzo di torre. Io l'ho seguito come un coglione. Allora, T2 non la pushano in teoria. Se vengono qua li vedo la Star Ward. Non farò la zona. Mi serve il danno. Quasi quasi buildo morello io se non lo fa. Devo buildo morello io. È so bad perché a me serve un casino il voice staff contro il team. Builderò morello io però. Fine. Se non voglio buildare Xerath, builderò io. I get it perché la mia ulti comunque è, diciamo, a target. Se voglio prendere Salas lo prendo, a meno che non farei insieme però. Andrò di morello. Farò morello zona, immagino. Un po' così e così perché gara mi viene addosso e mi one shot però. Abbiamo un buon vantaggio di draghi, cazzo. Spero ovviamente che Kane builderà la Dead Dance. Mercury Dead Dance diventa enorme contro quel team. Enorme. Servono le torri. Servono torri e farmare. Adesso l'inferno inizia un po' a fare off. Adesso che Zreal si builda Triforce. Hanno 3 TP loro.
upgraded turret. Autobot. Hanno usato due tipi loro qua. Lascio il nascio se rimane troppo tempo là poi. Andiamo a bot a fermare. Buono, abbiamo preso l'autore top, che è buonissimo. Preascio, ci siamo trovati là senza usare il TP, il che è ancora meglio. Sapevo avrebbero creato un'azione là. Ok, già hanno flashato. Sarezza è molto debole, non è ancora molto strong. Appena builderà l'ego sarà un po' più strong, però... Io ho la ulti tra poco. Garen è lì. Di non mi morire, Kane. Ha preso Vega. L'ha preso Vega, porca troia. E se non sul Baron qua sarebbe stato game over, by the way. Buono sto drago, prossimo drago altro infernal. Very very good. Non c'ho il flash, sto attento. Faccio i Krug. C'ho il Morello, se regalo. E questo vuol dire solo una cosa. Che andremo di Zonia. Kane. Baby. Baby. Tanto se ne ha così tanto, questo che cazzo gli frega. Fine, va bene. Può essere giocato un po' meglio, però ok. Allora,
Questo va su YouTube. Cane, gli sta diventando a fare le costine sul barbecue. Si sta divertendo. Ah, non stare nell'area di Gianna, devo doggiare l'acqua di Nautilus. Che ha fatto. Io pensavo intuitivamente, cazzo, la farà dentro la ulti di Gianna, no? Allora, ma neanche mi serve fare la voice, sta figa. Baron abbiamo già una pressure automatica, perché c'è. Riesco a fare così, guardate. Quanto a voi possa sembrare una cazzata. In modo tale, se non ho una pink non possono. Troppo silenzio. Troppo silenzio. Troppo silenzio. Sì, lei di garanzia. Sì. Ah, un po' la che sto utilizzando. Compriamo altro pink. Buono, abbiamo tenuto il minion là. Facciamo questo. Ok. Credo che comprerò un elisir, perché secondo me questo sarà uno degli ultimi fight che faremo sicuramente. Quindi. Pezzo de merda! Mamma mia. Tutto è partito per quell'inferno, ragazzi. Quel matto inferno. E Vegar può coverare, quindi io vado a prendere la torre top, così non può fare lei su entrambi, vedete. Facendo così lui può decidere solo se fare o su di me o su di loro. Ha deciso di farla su di me, io mo gli rompo il culo. Perché hai fatto su di me, bro? Ti prende una cosa corretta da fare? Oi! Nice! Andiamo quanti punti abbiamo preso, più 15.